nella denominazione di origine che c'è dietro, nel logo, c'è scritto, poi volete, se volete vi faccio passare la bottiglia, c'è scritto Xeres, Jerez e poi Sherry. Ci sono le tre denominazioni del vino. Loro sicuramente lo chiamano Jerez. Quindi, gli inglesi non sono importanti perché hanno dato il nome al vino, ma anche perché hanno, tra virgolette, inventato il modo di produrlo, questo vino. Perché? Perché il vino che arrivava da est della frontiera, dopo mesi e mesi di navigazione, arrivava in Inghilterra, una buona parte di questo vino arrivava in condizioni non ottimali. Di conseguenza si sono inventati, dopo vari tentativi e vari studi, si sono inventati un metodo che è ancora quello in uso oggi, ovvero la fortificazione. La fortificazione cosa vuol dire? Vuol dire aggiungere alcol ad un certo punto del suo processo di vinificazione. Ovviamente l'alcol cosa fa sì? Fa sì che il vino si mantenga. Quindi il vino, oltre ad aumentare il suo tenore alcolico e quindi in un certo senso a piacere anche di più agli inglesi, perché si sa che gli inglesi sono dei discreti amanti delle bevande alcoliche, si manteneva, perché ovviamente il vino allora veniva trasportato sulle navi. Si fa l'intervista e si fa così. Come quando ti racconti. Come quando si fa non così? Sono stare come fermo. Quando racconti so. In modo letterario, assolutamente. Vabbè, c'è chi avanti indietro, invece gira il bicchiere, no? Quindi. Quattro sherry. Quattro sherry, esattamente. Di Jerez, questo non lo sapevo. I sherry sono i originali sherry di Jerez e la frontiera. Sì, la famosa per il moto mondiale, ma insomma. Ma anche per lo sherry. Ma anche per lo sherry, anzi, per noi è più famoso per lo sherry. Cos'ha di particolare questo? È buono. No, vabbè, è che è fortificato, un vino fortificato vuol dire con l'aggiunto di alcol, quindi una gradazione alcolica più alta rispetto a un vino tradizionale, e poi ha dei sentori molto particolari sia dal punto di vista olfattivo che gustativo. Ma si beve anche pasteggiando, avendo 20 gradi? È molto complicato, no? È molto complicato, ma non è impossibile. Diciamo che bisogna studiare, qua entra in gioco la mano sapiente, la mente sapiente di Raffaele, che in fatto di abbinamenti Lo sherry non è soltanto un vino dolce come la maggior parte conosco, ma abbiamo anche uno sherry secco che viene bevuto pasteggiando. Poi c'è anche un semisecco, ad esempio stasera stiamo degustando un semisecco, abbiamo fatto in abbinamento, abbiamo messo una bruschetta con ricotta, granelli di noci e poi con del miele. Successivamente sugli altri due sherry dolci ci abbiamo aggiunto due erborinati, formaggi erborinati, di cui un gorgonzola e un altro del blu di bufala campana. Per finire alla fine con uno sherry in Pedro Ximénez in purezza, 20 anni di affinamento, dove ci abbiamo abbinato una mousse al greco, allo yogurt greco, con del cacao al 70% amaro, con una spolverata di cacao sopra. Quindi lo sherry va bene sia per quanto riguarda un abbinamento con i dolci, col cioccolato, ma è anche una bevanda da passeggiare al tavolo. Da degustare a tavola, quindi in modo secco. Quattro tipi di sherry per portare differenti, per far conoscere alla gente lo sherry, un vino liquoroso che ben pochi conoscono e amano. Però io onestamente è un bel vino. Con l'R, un bel vino. Vino. Se te ci senti male, Maurizio, non è colpa. Secondo giaguaro. Me ci senti male. Quindi poi comunque al di là dello sherry stasera abbiamo in programma il 2 di aprile la degustazione di un altro vino liquoroso che è il Madeira, per poi a maggio andare sul porto. Si programma a lunga scadenza, Su programmi a lunga scadenza. È giusto anche fare programmi a lunga scadenza. Vediamo, noi organizziamo, programmiamo, poi dipende un attimino dalla pioggia, dipende dall'estate e di cosa succede.